Inserita in un contesto cittadino caratterizzato dallo stile Liberty e Art Nouveau, Villa Argentina Viareggio, posizionata davanti alla Pineta di Ponente, è uno dei migliori esempi dell'arte inizio Novecento. Oggi l'edificio si può visitare dopo un lungo lavoro di restauro che lo ha portato allo splendore delle origini. Per molti anni, infatti, la villa è stata abbandonata e si è scongiurato il rischio di una sua ristrutturazione per farne un complesso di appartamenti. Professoressa, perché Villa Argentina? Questo nome da dove viene? Viene dal vissuto dei proprietari. La proprietaria Francesca Racca Oitana, che è stata, diciamo, il primo personaggio importante che ha investito in questo luogo, ha voluto chiamare Argentina in nome appunto di questo suo vissuto argentino, al punto da voler anche piantare a simbolo di questa origine l'albero che è l'albero simbolo dell'Argentina, che è l'Erecrina Cristo Galli, ovvero più semplicemente l'albero del corallo, che riempie di questo fiore meraviglioso per tutta l'estate, rosso, proprio come le creste del gallo. Erecrina significa fragolina con la forma delle creste del gallo, e questo è l'albero che indica immediatamente questo luogo. È il giardino che nasce insieme a questa abitazione. Quindi Argentina è proprio il nome più appropriato ed è significativamente riferito a questo albero. Quindi gli alberi che sono in questo giardino sono un unicum per Viareggio? Sì, sono un unicum, è un albero raro, si trova, ma non è così facile, non è così diffuso. È diffuso, pensi, nel tessuto urbano di Los Angeles. È un, diciamo che è un albero che colora molto e quindi, diciamo, attenua quel grigiore di una città come Los Angeles con queste fioriture rosse tutta l'estate. Senta, la costruzione è del 1868, però sono stati fatti vari interventi nel corso degli anni. Sì, certo, diciamo che l'edificio è, come spesso molti edifici, non solo a Viareggio ma nel nostro tessuto culturale, sono dei veri e propri palinsesti che si ampliano in base anche ai cambiamenti del gusto della società che li vive. E questo edificio in realtà trova la sua identità negli anni 20, nel 24-26, quando appunto ebbe, diciamo, la sua prima configurazione, su un progetto attribuito a Belluomini, perché si lega a lui gran parte degli edifici di questo periodo, e soprattutto questo sodalizio molto forte con Galileo Chini, che è, diciamo, l'artista che connota l'edificio creando questa straordinaria parete con le piastrelle invetriate, come era nel suo stile, e che abbraccia proprio l'angolo della villa, perché questa villa ha un impianto abbastanza bloccato, no? Nella sua configurazione complessiva, però risolve questo impianto con l'elemento d'angolo. Si trova all'angolo tra due strade e quindi enfatizza l'angolo attraverso questo ingresso, queste vetrate che rendono il massimo della trasparenza. Spiace rilevare che la proprietà poi si estingue negli anni 50, quando purtroppo dalla parte est della città si costruisce un edificio veramente fuori scala per il tessuto urbano di Viareggio, ma per fortuna, grazie appunto ai restauri, all'uso anche culturale che viene fatto di questo edificio simbolo di una Viareggio che vive uno dei momenti più splendidi della sua lunga storia, ecco, gli anni 20-30 fino al, diciamo, gli anni tra le due guerre. E quindi per fortuna questo edificio è stato riscattato da un degrado che progressivamente l'aveva investito e ritorna appunto in una veste pubblica e soprattutto culturale. Questo è un aspetto molto importante, ed è importante anche l'intervento
intervento che l'amministrazione ha fatto all'esterno per deviare in qualche modo questo traffico e quindi rendere ancora più meglio fruibile questa villa. Quindi si devono a Galileo Chini le splendide decorazioni che fanno parte di questa facciata della Villa Argentina? Sì, certo, fa parte dell'immagine della città. Ormai Galileo Chini è protagonista assoluto della città e fa parte anche del piano per la passeggiata insieme a Ugo Giusti, insieme ad altri intellettuali del periodo, ma soprattutto dà un'impronta molto specifica alla città. Diciamo, l'identità della città degli anni tra le due guerre passa attraverso questa decorazione, che sottolinea un aspetto importante dello sviluppo urbano di Viareggio. Questa distinguibilità dell'edificato attraverso questi apparati decorativi nella continuità degli assi, in una sorta quasi di serialità architettonica, no? Che per un motivo proprio di rapporto tra strade e lotti portava a questa, diciamo, una brutta parola, monotonia, ma monotonos, lo stesso tono. Allora diciamo che i rivestimenti ceramici, oltre ad essere un materiale piuttosto resistente anche all'aerosol marino, dà quest'impronta veramente speciale e non è solo decorativa, partecipa intimamente al linguaggio dell'architettura. Lo fa non solo attraverso i siti, i luoghi in cui del tessuto architettonico vengono inserite le piastrelle, ma anche con gli stessi temi delle piastrelle stesse. Per esempio, qui abbiamo in cornici architettoniche decorate il tema dell'albero della vita insieme, che si intreccia insieme a questi puttini, parlo delle ceramiche, qui siamo in un'altra storia, vedo, e insieme ai puttini, quindi riprende temi che fanno parte della tradizione soprattutto toscana, penso appunto alle Rubiane, al Rinascimento e quindi a una sorta di neorinascimento, insieme però a questo interesse per il tema esotico, ma un tema esotico che poi ritroviamo all'interno, e questo diciamo è l'aspetto significativo di questa villa, no? Questo esotismo che connota la città, ma che parte da lontano, parte addirittura dalle decorazioni, dalle chinoiserie della villa Paolina e arriva fino a questo luogo, perché siamo già negli anni 30 quando Giuseppe Biasi, un artista di origine sarda di cui furono mecenati i proprietari della villa, decora su appunto commissione dell'allora proprietaria Josephine, figlia di Francesca Racca Oitana, che ebbe addirittura 6 figli, di cui 4 femmine e 2 maschi, e alcune di queste si sposarono qui in questa villa. E probabilmente che questo matrimonio persiano, che riprende temi esotici, luoghi altri, un po' siamo negli anni in cui Puccini aveva messo in musica prima Butterfly nel 1904, poi Turandot nel 1924 fino alla sua morte, dove il tema esotico è un leitmotiv. Ed è anche quel leitmotiv che rimanda a quest'aura molto speciale che viene chiamata ancora Liberty, ma che ormai non è più Liberty perché siamo negli anni 30, quindi c'è già altro, però dal punto di vista delle corrispondenze tra questi mondi di sogno dell'Oriente, che è lontano nello spazio e nel tempo e che entra in questa stanza, entra fortemente, entra non solo attraverso questi pannelli decorati che rimandano al matrimonio persiano e poi anche a
diciamo, episodi giocosi, musicali, quindi è la stanza della musica, è la stanza delle feste, è la stanza del ballo, ma attraverso proprio questa voglia di smaterializzare lo spazio, no? Con questi soffitti in stucco, bianco e oro, e questa scansione, una sorta di horror vacui nello spazio architettonico di questa sala, che riporta proprio al sogno di mondi altri. Quindi non è tanto il tema, che è importante sicuramente, no? Un tema che Giuseppe Biasi, mi piace sottolineare l'importanza di questo pittore, anche sfortunato perché morì tragicamente, che poi ebbe anche una sfortuna nella sua attività, in un periodo difficile per la politica e la cultura italiana, ma di cui i proprietari furono veri e propri mecenati. E lui si va a un certo punto della sua vita, prima di dipingere questi interni, va appunto a fare un'esperienza in paesi africani. E quindi riprende un tema che è suo, ancestrale, dalla sua origine sarda, e lo ibrida con quella tendenza purificatrice verso un primitivismo, no? Che era molto frequentato, pensiamo a Matisse, pensiamo ad artisti di questo periodo, che poi sboccia in questi interni, per volontà appunto dei proprietari. Quindi questa villa che ha un'aura davvero speciale, che tiene insieme i fili di tanti elementi culturali. Per questo è importante, e le fa onore questo uso culturale che ne viene fatto in maniera continuativa. Villa Argentina riuscì a superare la Seconda Guerra Mondiale senza subire danni. Negli anni 50 i proprietari decisero però di trasformarla in una pensione in virtù della sua ottima posizione. Dopo un lungo processo di restauro, costato circa 8 milioni di euro dalla provincia, nel novembre 2015 è stata restituita alla città in tutto il suo splendore. Un edificio che nel suo complesso arriva a 1650 metri quadrati suddiviso su tre piani.